E allora noi abbiamo un bravissimo deputato, un giovane deputato, il nostro Nicola Molteni, che io invito qui sul palco, primo firmatario della proposta di legge per la legittima difesa promossa dalla Lega Nord. E allora la parola a Nicola Molteni. Grazie. La battaglia sulla legittima difesa non è solo una battaglia politica, è anche una battaglia politica, ma è anche una battaglia di giustizia e di civiltà, una sacrosanta battaglia di giustizia e di civiltà per difendere dei beni che sono beni primari e non negoziabili, il bene della vita, il bene della sicurezza, il bene della libertà, perché è una società libera. È una società sicura, è una società sicura, è una società libera. Noi 2 anni fa, sia alla Camera che al Senato, abbiamo presentato una proposta di legge che il Parlamento in questi 2 anni, che il Partito Democratico, che il Movimento 5 Stelle hanno bloccato, hanno sabotato, hanno boicottato. Vergogna! Vergogna a questi partiti! Noi ci prendiamo come parlamentari un impegno davanti al nostro popolo, davanti al grande popolo della Lega, che lotteremo fino alla morte per difendere la nostra legge, una legge sacrosanta! Siamo partiti da un presupposto e attenzione, noi non accettiamo compromessi su questa legge. Non accettiamo baratti su questa legge, o si approva la legge della Lega o sarà battaglia nelle aule parlamentari. E per questo abbiamo bisogno del nostro popolo, delle persone per bene, delle persone oneste. Siamo partiti da un presupposto: con quale diritto lo Stato canaglia mette sotto processo un cittadino che si è difeso da un reato che lo Stato avrebbe dovuto prevenire e non ha fatto, perché se è vero che la sicurezza è competenza dello Stato, è anche vero che in questi 5 anni chi ci ha governato ha azzerato la sicurezza tagliando le risorse alle forze di polizia, l'ha detto adesso Gianni Tonelli, cancellando un principio che per noi è sacrosanto, il principio della certezza della pena, sbagli, paghi e vai in galera, senza sconti, senza premi, senza liberazione anticipata speciale, senza depenalizzazioni. Hanno affrontato il problema del sovraffollamento delle carceri, svuotando le carceri, mettendo in libertà migliaia di criminali. C'è solo un modo per risolvere il problema del sovraffollamento delle carceri. Abbiamo 18.000 detenuti stranieri, costano 1 miliardo di euro, vadano a scontare la pena nel paese d'origine, a casa loro, la pena la scontate a casa loro. La nostra è una legge, e vado a concludere, è una legge di buonsenso, è una legge che afferma che il domicilio, la proprietà privata, l'abitazione, il posto di lavoro sono sacri e inviolabili. Entri in casa mia a commettere un reato, ho il sacrosanto diritto di difendermi sempre e comunque. E chi si difende da un'aggressione in casa sua, chi difende la propria vita, la propria incolumità, la propria famiglia e la propria vita non deve mai, mai essere messo sotto processo, mai, non deve mai essere condannato come è accaduto a Hermes Mattielli a pagare il risarcimento al criminale. I delinquenti sono quelli che mi entrano in casa, non quei 4 eroi vittime di un sistema sbagliato. La nostra
E io ringrazio tutti i deputati, tutti i senatori della Lega che stanno combattendo per difendere questa legge. La nostra non è la legge della paura, la nostra è la legge che tenta di risolvere le paure dei cittadini. La nostra è la legge della speranza, è la legge del coraggio, il coraggio del grande popolo della Lega. Viva la Lega!